Federico Alberighi è figlio di un cavaliere, Filippo Alberighi. È profondamente innamorato di una donna, Giovanna, una donna nobile, che però rimane fedele al marito. Pertanto non coglie tutti gli sforzi che vengono fatti da Federico per conquistarla. Federico, appunto, partecipa a tornei e le invia numerosi doni, fino ad arrivare al punto di trovarsi sull'astrico. Gli rimangono solo un piccolo podere e un falcone. Appunto decide di trasferirsi in questo piccolo podere, poiché è l'unica dimora che gli è rimasta, e si trova lontano dalla città dove vive Giovanna. Giovanna nel frattempo vive un grandissimo lutto, poiché perde il marito per una gravissima malattia. Sul letto di morte il marito, anche lui è ricco, decide di lasciare tutti i suoi averi al loro figlio, con la clausola che, se anche egli fosse morto, tutti gli averi sarebbero passati alla donna che lui aveva amato tanto. Nonostante questa situazione, Giovanna decide comunque di passare le vacanze, come suo solito fare, in una dimora vicino al podere di Federico. Il figlio fa la conoscenza di Federico e si appassiona soprattutto al falco che gli era rimasto, con cui si procurava da vivere. Successivamente vivrà un altro lutto, la di Giovanna, poiché il figlio si ammalerà gravemente, tanto da arrivare fino al punto di morire. L'unico modo che sembra poterlo risollevare dalla malattia è portargli il falco di Federico. Inizialmente la donna è titubante, poiché riconosce gli sforzi che erano stati fatti in passato da Federico e non vuole chiedergli un ulteriore favore. L'amore materno però la spinge a recarsi con un'amica alla porta del podere di Federico, che le accoglie a braccia aperte e decide di invitarle per il pranzo. L'unica pietanza degna però delle due donne è il falco. Federico decide appunto di uccidere il falco, di cuocerlo e darlo loro in pasto. Finita la cena, Giovanna gli rivela il vero motivo per cui si è presentata alla sua porta e Federico non può fare a meno di scoppiare in lacrime, appunto perché l'unico vero favore che avrebbe potuto farle non è più in grado di farlo. Il figlio della donna successivamente morirà per l'aggravarsi della malattia e la donna, molto dispiaciuta inizialmente, penserà di vivere da sola. Successivamente poi verrà spinta dai fratelli a riprendere marito e sposerà Federico, che aveva dedicato tutta quanta la sua vita per farla felice.